sono Romeo Morelli, ho 28 anni, sono nativo di Asti, quindi il territorio mi appartiene, diciamo, fin dalla nascita. Per poi approdare qui al San Maurizio, dove ho scoperto veramente un posto paradisiaco. A cominciare dalla location, che è veramente entusiasmante, immersa nel verde, e poi dalla filosofia, che ha cambiato la mia. Il progetto Orto, da cui, diciamo, ho imparato tantissimo, oltre che come cucinare l'alimento, come trattarlo, ma anche come, come crescere. Questo è un concetto che le persone non hanno bene in mente, ma come cresce un ortaggio ti fa capire anche parte del suo sapore. La lentezza, il tempo, sono tutti valori che ormai vengono sempre meno considerati. Così, appunto, seduto al tavolo, prendendo il caffè, discutendo, possiamo riutilizzare anche un ingrediente. Quindi, dopo un'estrazione, ciò che rimane del caffè, perché destinarlo solamente ai fiori? Ecco, mia mamma mi ricorda che lei il fondo del caffè lo utilizzava per i fiori. Io ho deciso di utilizzare il fondo del caffè per un piatto. Per un piatto che rappresenta un territorio, soprattutto. È venuto fuori questa pasta particolare, quindi tra giallo dell'uovo e il marroncino, non è uniforme, e questo mi piace. Poi abbiamo detto, ma sì, prendiamo il cuore di carciofo, lo tritiamo, un po' di burro salato e mantechiamo. E assaggiando abbiamo detto, ma qua manca ancora qualcosa. Alla fine siamo venuti fuori che ci siamo guardati e abbiamo detto, cavolo, dolcezza e un po' di sapidità. Quindi la sapidità l'abbiamo presa da una toma e poi un fondo di nocciole. Quando l'abbiamo assaggiato ci siamo innamorati, del piatto non abbiamo più cambiato niente. È una delle poche volte che la ricetta viene fuori così, proprio al primo colpo.